bello, più sentito, ricevere da lui il benvenuto in questo luogo. Ma Don Gregorio, voglio chiedere. Sì, un'opera, quella dell'altare, che era stata un po' dimenticata come memoria e come opera d'arte. L'amministrazione comunale ha voluto fortemente riprendere quest'opera, restaurarla, affidarla in mano di professionisti, la Destra Industria, che ne sta curando appunto il restauro, dietro la direzione del maestro Filippo Edoardo. L'intenzione è quella di far rivivere la memoria dei 35 anni fa, quando il Santo Padre visitò la città di Catanzaro e in quell'occasione si mobilitò una città intera, circa 200.000 persone che accolsero appunto il Santo Padre in quella famosa visita. Oggi vogliamo rievocare quella visita e la figura di Giovanni Paolo II con la celebrazione di una messa che sarà celebrata da Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Bertolone al Parco della Biodiversità il 6 ottobre alle 9.30. Siamo stati coinvolti dal Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Cardamone per il restauro di quest'altare. Ovviamente tutta l'azienda e la famiglia, che poi un po' è la proprietà, la mia famiglia dell'azienda, è stata entusiasta, diciamo, dell'idea. Un po' Giovanni Paolo II è il Papa che un po' tutti noi abbiamo nel cuore, siamo cresciuti con lui, insomma, ricordiamo l'evento importantissimo dell'84, quindi con entusiasmo abbiamo deciso di partecipare a questo evento da partner del progetto, e la nostra azienda offrirà gratuitamente alla città il restauro di quest'altare. Abbiamo concordato con l'artista, il maestro Filippo Edoardo, un po' ripercorrendo le fasi della costruzione, e il restauro sarà un restauro che vedrà il recupero integrale delle condizioni originarie. Daniele Rossi, la Camera di Commercio di Catanzaro ha sposato questo progetto dell'amministrazione comunale? Sì, assolutamente sì, perché comunque riguarda sempre la promozione del territorio, e quando si tratta poi di un evento così importante, dell'altare del Papa Giovanni Paolo II, quando venne a Catanzaro 35 anni fa, restaurato, è chiaro che poi sicuramente ha una rilevanza e un'importanza molto particolare, sia da un punto di vista appunto di promozione, e sia da un punto di vista di una rilevanza religiosa per Catanzaro rilevante. Quindi la Camera di Commercio assolutamente ha aderito a questa compartecipazione. Voi a Catanzaro avete molte sculture mie, avete la porta principale della cattedrale e le tre porte che danno sulla piazza, che sono state inaugurate nel 2001. Poi avete il museo qui, che ho realizzato ai tempi che c'era Monsignor Cantisani, vescovo della diocesi. Forse per lei è lontano, per me è ieri. Per me è ieri, perché ancora oggi sento le mani del Papa sul mio avambraccio che mi stringe per abbracciarmi. Ancora adesso vedo i suoi occhi che mi perforavano il volto, proprio come dei raggi laser, no? Degli occhi straordinari, e questa sua voce particolare. Sì, stiamo restaurando l'altare, finalmente, dopo tanto tempo che è stato abbandonato, e spero per fine settimana che il lavoro sia finito, in modo che il 6 ottobre lo possiate rivedere un po' tutti. Giovanni Paolo II mi ha marchiato, letteralmente mi ha lasciato qualcosa addosso che non si dimentica, oltre all'emozione di aver visto una mia scultura che è servita a lui per celebrare messa. Questo. Sì, effettivamente quello è un evento che rimane nella mia storia personale, ma soprattutto nella storia di questa città, come l'evento unico, irripetibile. Io ritengo che la data di ottobre 1984 rimanga nella storia della città come la data più importante del XX secolo, perché credo che Catanzaro non abbia mai vissuto un momento di coinvolgimento emotivo, sociale, spirituale come quella circostanza. Per cui a me rimane un ricordo indelebile, insomma, che mi ha
segnato profondamente, ovviamente in bene, facendomi vivere un'emozione straordinaria, ma soprattutto è stata un'esperienza in cui forse per la prima volta si è riusciti a coinvolgere non solo tutte le istituzioni locali, ma proprio la comunità che ha vissuto quelle giornate con una intensità che mai più si è vista nella città di Catanzaro, e che oggi è importantissimo rievocare, ricordarla, insomma, in tutte le sue sfaccettature sociali, umane e politiche, perché c'è stato un coinvolgimento politico notevole in quella circostanza. Operativa Artemide tra i promotori di questa iniziativa? Sì, guardi, per noi questo è un grande momento di orgoglio, anche perché noi siamo una cooperativa di giovani ragazzi con una età media di 26 anni e ovviamente non ce l'avamo nel 1984, però grazie a una serie di racconti, di ricordi, documenti fotografici e alle testimonianze dei presenti ci siamo resi conto che esisteva una struttura di ricordi importante da dover nuovamente trasmettere a quei ragazzi che come noi ovviamente non erano presenti in quella data. Ed è stato molto emozionante perché appunto andare a riproporre un evento con una figura centrale come il Santo Padre, che soprattutto ha concentrato le sue attività con i più giovani, con i ragazzi, questo non poteva non spingerci ad organizzare un evento di questo tipo. E quindi vi invito ovviamente il 6 ottobre, dove verrà restaurato l'altare e verrà donato nuovamente alla cittadinanza, ma anche alla mostra che andremo a organizzare dal 6 ottobre in poi, dove digitalizzeremo tutte le foto cartacee, quindi preservando anche questo patrimonio fotografico che, come ben sapete, col passare del tempo rischia di deteriorarsi. E quindi ci sarà la possibilità tra 100-200 anni anche per i più giovani di poter riconsultare tutte quelle fotografie e di vivere i momenti che hanno vissuto nel 1984 i nostri genitori e che potremo rivivere noi il 6 ottobre del 2019.